L'innovazione chiave del Neolitico è il passaggio dal consumo delle piante che crescevano spontanee in natura alla loro domesticazione. In una parola, il passaggio dalla raccolta all'attività agricola. Parallelamente ad essa, gli uomini imparano a domesticare alcune specie animali che, per determinate caratteristiche, potevano essere utili come fonte di sostentamento stabile: bovini, ovini e caprini in particolare, ma anche il cane. Tali animali sono duttili poiché si prestano a soddisfare diverse esigenze. Diventano indispensabili per la produzione di cibo, ma anche per la caccia e la difesa. Inoltre, forniscono forza motrice per molte attività produttive. Essi sono il frutto di un processo che prende il nome di domesticazione. Domesticare una specie animale significava selezionare gli esemplari che possedevano le caratteristiche più utili per il sostentamento dell'uomo, per esempio selezionare la varietà di bovini che erano in grado di produrre più latte, oppure la varietà di cereali con l'arachide più resistente e produttiva. Significava anche condizionarne e regolarne la riproduzione, che non era più spontanea.